E oggi domenica 4 novembre iniziamo questa puntata, ecco, scintillante, sì, scintillante, sì, mandando subito la sigla. Sì, vai con la sigla. Programmone. Siamo Radio 2. Il programmone. Il programmone. Nino Frassica presenta Programmone con Nino Frassica e Gianfranco Padda. Il programmone. E il momento dell'oroscopo. Oggi San Pianteo, santo protettore di quelli che stanno sempre davanti al computer, sempre la mamma gli dice levati lì, sempre davanti al computer. Domani San Prodo, protettore dei sciarpai, sciarpai, quelli che fanno i sciarpe, sciarpai. In settimana escoriazioni, lesioni, abrasioni. Amore, non ne siate gelosi, no. Se lo siate, cercate di non esserlo, perché essendendolo non è bello. Non pensate sempre male, non pensate male che la vostra lei vi tradisce soltanto perché l'avete trovata a letto con un altro. Può darsi che si è sentita male, e quello è il dottore. Può darsi che si tratta di un rappresentante di coperte da letto e gli ha fatto vedere le coperte. Stanno girando un film. Non essiatelo, non fate il passo prima della campa. Ma più lungo della campa. Non essiate gelosi. Lavoro, Giove si ribella, Giove si ribella. Colore fortunato sul marrò. Alcuni numeri di cellulari. Sì. 334-54-6112. 337-21-54-6. 338-2322-5677. Di chi 346... sono questi numeri? A casaccio, sono numeri a casaccio per allungare il brodo, no? Per cortesia, se non ti piace il mio orosco, vai da Paolo Fo. No, mi piace, va bene. Ti piace? Certo che sì. Va bene. Siamo giunti alla rubrica intitolata Leggiamo di più. Leggiamo di più. Come lo dite bene. Grazie. Allora, una trasmissione che parla di libri. Il divertimento ci vuole, ma è più importante forse leggere un libro. Cioè, lei preferisce andare a ballare in discoteca, professore, o leggere un libro? No, io preferisco leggere un libro. In discoteca? Anche tante volte, però... là c'è pericolo, invece col libro stai seduto, ti riposi. C'è pericolo dove? Nelle discoteche. Che fanno? Che succede? E che succede? Prendono droga, sempre birra, molestano le donne. Ma dove le leggi? No, le discoteche. No, è terribile, no. Sai, c'è il rischio. Ma che libri, che giornali legge lei? Non è vero, le discoteche, i ragazzi vanno a divertirsi. Vabbè, poi ne parliamo, poi faremo un dibattito, un giorno faremo un dibattito. Allora, sono qui in compagnia di Susi Cavalli e del cantautore Padda e consigliamo i libri. Oggi i quattro libri che vi consiglio è, il primo è Quante albe pariette esistono? Una sola. È un libro un po' un giallo, un thriller. Ah, Quante albe pariette esistono? Sicuramente è una. Cioè. Secondo libro è Vincere la sicurezza e diventare timidi. Per caso va il contrario, no? Appunto. È un libro psicologico. Psicologico? Sì. Terzo libro, I nuovi contraccettivi, ovvero Sparare alle cicogne. Cioè, quarto libro. Avevo detto quattro. Quarto libro è Differenza tra brufoli e bufali. La differenza è un libro di 200 pagine. Mi spiega. Sì, i brufoli sono quelli che vengono sulla faccia. I brufoli sono gli animali. È importante saperlo. Il libro che consiglia la nostra Susi è Tutto bomboniere. Sì, ma un libro? Sì, praticamente un libro che ti insegna a farti le bomboniere in casa. Per la cresima, la comunione, matrimonio, è bellissimo. Padda invece che libro? Io un libro praticamente è un libro che parla degli anni 50, si parla pure di Nilla Pizzi, de Coppi. Di quel periodo? No, il libro non è scritto praticamente tipo una 20-30 anni. Coppi, no, parla de Coppi, de Nilla Pizzi, di tutti i personaggi degli anni 50 e della vita negli anni 50. È intitolato Vola Colomba di Gianfranco Vene, un vecchio libro. Me l'ha regalato un amico mio, capito? E noi lo consigliamo. Invece il professor Clementini oggi consiglia il libro I miei primi 40 anni di Marina Ripa di Meana. Dico bene.
Mi sa che se ho letto una... Vi spiego che è successo lei. Non trovava nella stanza i suoi gioielli e allora ha dato l'allarme al portiere. Questo dice, è il libro, gioielli, racconta. Sì, ma è un episodio del libro. Mi sto ricordando, sì. Dice, guarda che mi hanno rubato i gioielli, bloccato tutto, dice, l'albergo. E dice, hanno entrato i ladri, mi mancano i gioielli. Allora il portiere ha bloccato, vero? Lui dice, no signora Marino, ora facciamo ricerche un po'. Tutta una volta il portiere ci ha detto, dice, signora Marino, non è che per sbaglio, dice, guarda nei cestini che alle volte l'ha buttato qualcuno, ci ha buttato. Ah, sì, ecco qui, l'ho trovato nelle sue spazzature. Bellissimo, un bellissimo libro, abbiamo trasmesso la rubrica. Divertente, sì, bello. Leggiamo di più. Su Radio 2 e siamo felici, non trovo altre parole, vada. Siamo orgogliosi, gratificati onorati di avere oggi in trasmissione a Programmone qui su Radio 2 il più bravo, unico, indimenticato. Il dimenticabile. Attrazione pura, alimentatore cinese, imitatore su Gigi. Ciao Gigi, qui con noi. Molti radioascoltatori mi chiedono di te, ma tu sei contento? Sì, contento al Programmone. Noi vorremmo averti tutte le puntate, ma tu non puoi. Perché non puoi? Tu non puoi. Io? Tu non puoi che giro all'Italia turni con noi. Noi ti vorremmo tutte le puntate, ma tu non puoi. Quindi? Tu non puoi che giro all'Italia turni con il mio spettacolo. Ma tu da dove stai venendo? Da teatro. Taranto. Da Taranto. Stasera dove sei? A casa. Okay. Oggi ci imita, pensa, il mio maestro Renzo Arbore. Sono commosso perché ci imita il mio maestro. Ognuno di noi ha un maestro, diciamo la verità. Sì. Come tu hai avuto come maestro Platinette, io per me ho avuto Arbore. Perché io Platinette? Il tuo maestro, tuo punto di con riferimento. Con rispetto per Platinette, no? Cioè, è anche il mio maestro è Arbore, è stato Arbore. Sì. Il tuo è Platinette. A te t'ha scoperto Platinette. Scoperto Platinette. Sì. Cioè io ho conosciuto Platinette, una bella persona. Hai avuto una storiella. Io ci ho avuto una storia con Platinette. Versione uomo, versione donna. Cioè, io non ho conosciuto, ci ho parlato, lui ha preso amico. Ti ha scoperto lui. Ma va scoperto, no, a me mi ha scoperto Arbore, perché non lo confessiamo. Mi ha scoperto lei, non mi ha scoperto Platinette. Chi ti ha scoperto? Lei, signor Lei, Prassi. Platinette. No, cioè Platinette. Lei. Oggi a proposito, dicevo Arbore, il nostro su Gigi ci imita Arbore. Imita Arbore. Lorenzo Arbore, l'imito da 10 anni. È da 10 anni che lo imita, bene. Radio ascoltatore. Non lo sa fare. Radio ascoltatore. Radio ascoltatore. Stiamo qua a mezz'ora, che se non lo sai bene. Va bene. Così fa Arbore. Più o meno. Ascoltiamo quattro ciucci cantato da Renzo Arbore. Sì. Mi è venuta adesso in mente st'idea. Sentiamola. Ce l'abbiamo. Programmone Radio 2, eccoci qua. A Radio Dolore, eccoci qua, intervisteremo Anna De Rossi, una mamma di 44 anni che ha ucciso un 44enne dicendo che è suo figlio. In realtà questo non è possibile. Per forza, se c'ha 44 anni, proprio un figlio di 44 anni. In realtà non lo è. Per far sospitare qui a Programmone. Lo fanno così per andare sui giornali, quelli che hanno questa voglia di vedere. La spubblichiamo, E certo. Diciamo, lei signora, a noi non ci frega. E no,
perché lei vuol farsi pubblicità su se stessa. E noi questo qua succederà a Radio Dolore qui a Programmone, in esclusiva, in un spettacolo interplanetario. E siamo giunti al gioco La corrida la vinci tu. La corrida la vinci tu. Sì. Abbiamo già iniziato questo concorso per imitatori. Per imitatori. Vengono da tutta Italia. Dalle più disparate regioni d'Italia. Pensate, si sono presentati in 12 milioni di giovani. Ha fatto 12 milioni di provini. Si sono presentati in parecchi. 12 milioni. Li abbiamo provinati tutti quanti per fare. Vabbè, 12 milioni, ne abbiamo sorteggiato. Però, ne abbiamo sorteggiato due. Sì. Abbiamo sorteggiato un giovane che viene dalla Toscana. Sì, vengo da Montepulciano. Ti chiami? Andy Bellotti. Tu come ti chiami? Io c'ho Franco Padda. Da dove vieni? Dalla Dispoli vengo. E ti presenti? Io mi presento, abbiamo il secondo. Il suo co-conduttore. Non sei. Allora, presentiamo il secondo concorrente. Signor Frassi, io sono Padda, sono sempre stato qui, sono anni. Adesso abbiamo Andrea Bellotti che viene da Montepulciano. Imitatore. E poi abbiamo Giacomo Seminerio. Galla di Marina Messina. Giacomo Seminerio. Seminerio, da Galla di Marina. Non importa da dove viene. Ma Seminerio non era il cognome di mamma sua. Scusa. Vabbè, che vuol dire? Da Galati, poi pure da Galati. Galati, non bisogna da Galati Marina, sta coincidenza. Giochiamo? Che facciamo? Giochiamo? Allora, facciamo questa gara. Ascoltiamo la prima esibizione di Andrea Bellotti. I voti vanno da 1 a 10. A votare saremo io e Padda. Sì, va bene? Sì. Chi totalizza più punti porta a casa 100.000 euro. Sì. Va bene? Quindi diamo il benvenuto al primo concorrente. Facciamo veramente tanto in bocca al lupo, tanta in bocca al lupo, moltissima in bocca al lupo. Si chiama Andrea Bellotti. Ma tanta in bocca al lupo. A tutti e due glieli facciamo. Sì, ma lui tanta, proprio. Sì, esageriamo. Ma esageriamo. E ci presenta, si presenta nell'imitazione di Alfonso Signorini. Bene. Alfonso Signorini. Tesori, ecco, ci sono tanti nuovi scoop, cara Ilari, ecco, la Belu e la Ceiciu, ecco, sono entrati dentro la casa, bravo tesoro, Andy. Ecco, bravo. Hai capito, anche basta. Nino. Perfetto, bravo può Andy, bastare, Andy può Bellotti, bastare. Bravo, Andy bravo. Bellotti, Andy. Votiamo per Andy Bellotti. Sì. 9. 9. 9 per Andy Bellotti. Perché non ha totalizzato il 10 o 6? No, guarda, quello che l'ha un po' fregato l'emozione, ecco. Poteva pure arrivare a 10, l'ha fregato l'emozione e poi secondo me non somiglia fisicamente, ma che non somiglia non somiglia niente. Per a parte niente. Che qui in radio non si vede, sì, però ma non somiglia, io do 0, mi dispiace, ma non è mica gli deve somigliare praticamente, io do 0, il mio voto è 0, 9 più 0 9 9 allora no, in no, questo no. Momento il vincitore in carica è Andrea Bellotti. Andrea Bellotti con 9 punti, con 9 Giacomo. Punti. Ascoltiamo Giacomo. Giacomo come dei cognome, come dei Galati Marina, allora che vuoi ma pure mamma sua era... e che vuoi allora cognome ci imiterà Eros Ramazzotti. Vado sì. Un'altra come te, ma nemmeno se lo invento c'è. Basta, può bastare allora vota tu. 4, hai dato 4, hai dato 4, hai così poco, tu hai dato 9. Cioè, Andrea Bellotti è 9 punti. Sì. Tu gli hai dato 4. Ma io il 10 non mi sento di darlo a questo ragazzo che non conosco. Non lo conosci, vabbè. Diciamo che non lo conosci. Diciamo questo ragazzo non lo conosco. Che poi tu hai dato 4. È Galati Marina. È già Galati Marina, non lo vabbè, conosco. Allora, tu hai dato 4. Ho dato 4. Io do un semplice, perché non dico che è stato bravo, do un semplice 6. Sì. Allora, vediamo quanto viene. 4 più 6 viene 10. Quindi Giacomo Seminerio totalizza 10 punti, sì, vabbè, e Bellotti 9 vince 100.000 euro. Bene. Giacomo Seminerio, grazie. Ciao, vogliamo risentire la vado? È meglio di roba, meglio di roba. Come un'altra come i soldi l'hai vinto lo stesso. E purtroppo è finita questa puntata del 4 novembre. Come tutte le cose porgono al termine. Sì. Quindi è come la vecchietta
che cresce, i capelli bianchi, il bambino che il bambino cresce e corre nei prati, sì, purtroppo la puntata è finita. Vabbè. Ma bella stessa linea, diciamo, poi. Appuntamento a sabato 10 novembre con Programmone e con Nino Frassi. Programmone.